Inizia il podcast di Pinocchio, tutti i giorni on demand sulle principali piattaforme. Vabbè, la canzone madre del martedì, la canzone che contempla e genera i progetti d'amore. Sì. Perché c'è lo struggimento, c'è la sfigaggine, c'è tutto. Sì. C'è tutto quello che ci occorre per parlare di progetti d'amore. È un progetto d'amore. Buonasera Valentina. Buonasera. Buonasera Ciocca e congratulazioni alla Mary J che ha comprato casa. Bravo, Mary. Siamo molto fieri di te Mary J. Tantissimo. Sì. Stavamo facendo un piccolo brindisi poco fa e quanti anni è che lavori con noi Mary? Sei. Solo? Ha fatto tantissime cose in questi sei anni. Siamo proprio fieri e orgogliosi di te, come delle vecchie zie. Sei come Rossella Wara con Tara adesso. L'unica cosa che non ti è data è di vederci migliorare in qualcosa. Zero. Quello non ha potuto assistere. Noi ormai stiamo solo verso il peggiorando. Sì, sì, è una brutta china. Sì. Una famosa brutta china. Va bene, oggi è martedì e quindi c'è progetti d'amore. Altro, vabbè, lo sportello apre e chi viene bussa e ci racconta le sue questioni amorose, a noi fa molto piacere. Tra l'altro ha cominciato a bussare proprio prima della sigla, ragazzi. Scalpitava. Si scalpita. Sì. Noi abbiamo un mini tema dentro, però questo non preclude qualunque tipo di, ma certo, di argomento, purché sia tema sentimentale. Però è quella roba di grandi picche, i grandi picche della vita. Sì, perché oggi poi è un giorno particolare che viene festeggiato in Giappone, è il White Day, è la risposta al San Valentino, casca proprio un mese dopo. Un mese dopo, esatto. Dopo il 14 febbraio e il 14 marzo. Sì. Tra l'altro, no, vi chiedo una cosa adesso, veramente, non ridere già. Casa. Dopo sentiamo il mio professore di giapponese. Fatemi fare bella figura. Ma noi educatissimi. No, scusa. Ma non chiediamo come vai. Se volete chiedere, ma tanto vado male. Ragazzi, io tutto quello che è scuola vado male. Da sempre. Non vi riservo nessuna sorpresa. Cioè, qual è la brutta figura che hai paura che ti facciamo fare? No, che ne so, di dirgli delle robe di me. Ah, ma no. Scusami, è Culicchi? È molto. No, è una. Allora, no. No, ecco, no, vi prego. Appunto, no? Stavo chiedendo. No. È perché è un ragazzo serio, sì, che è dolcissimo. Potrebbe essere mio figlio. Sua madre ha un paio d'anni più di me. È molto giovane. È giovane, sì. È giovane, vive in Italia, parla bene l'italiano, è molto dolce, molto intelligente e molto paziente. Noi ci facciamo raccontare. Lo credo. Ci facciamo raccontare quello che questa cosa del White Day, che è molto divertente e che ci dà un po' lo spunto della piega che potrebbe prendere la puntata. Ma non voglio assolutamente, perché siccome stanno arrivando già molti messaggi. Sì. Noi trattiamo tutti gli argomenti. Sentitevi liberi di bussare allo sportello per le vostre questioni di cuore. Esatto, perché abbiamo un claim. Sì, che è questo, non è certo che vi daremo il buon consiglio, quel che è sicuro è che le vostre questioni di cuore le prendiamo a ciao. No. L'altro giorno con Emi mi diceva un giorno giusto. Dovreste interrogare gli ascoltatori e farvi dire il claim. Perché è difficile. Vai. Comunque dai, no, allora, perché noi non sappiamo dirvi le cose giuste. Noi vi diciamo quello che ci viene in mente. Questo è il claim. Sì, ci arrivo. Fammela prendere un po' così. Quindi è per questo che non è che noi siamo qua a dirvi le cose giuste. Quindi non vi daremo certo noi il buon consiglio, ma sicuramente le vostre questioni d'amore le prendiamo a cuore. Quasi come fossero nostre. Questo è. Sicuramente di più che fossero nostre. Perché abbiamo una visione più lucida.
più lucida non lo so. No. Più lucida. Sai cos'è? L'unica cosa vera, ce ne frega di brutto. Questo è. Questo è quello che veramente vi possiamo garantire. Ci interessa. Scusate, okay? Perché c'è una pistola giocattolo in questo studio? È qui da 3 giorni. La manca tra l'altro il proiettile. Buttiamola. Non amo il genere. Ok, chiedevo. Sì, che gioco, ma è proprio da questo posto di maschi. Oh, quanta fatica! Andiamo! Stai ascoltando il podcast di Pinocchio. Sono le 17:16 minuti, Radio DJ. Oggi è martedì e quindi c'è... Progetti d'amore! Cioè, trattiamo argomenti a tema sentimentale, le vostre questioni d'amore. Sì. Abbiamo pensato che fosse proprio un caso, perché se non sbaglio... San Valentino cadeva di martedì. Esatto. Sì. La risposta giapponese al San Valentino è il White Day, che è oggi, sì, il 14 marzo. Allora, io l'ho scoperto perché facendo lezione di giapponese, io lo faccio su iTalki, che è una piattaforma, avendo problemi a leggere e scrivere, è una piattaforma dove si studia parlando, sì, ok? In maniera verbale, diciamo. Sì. Ci sono, puoi trovare gente che fa anche semplicemente conversazione, oppure anche insegnanti. Nello specifico ho avuto la fortuna di trovare un insegnante di giapponese, quindi io e Emiliano 1 o 2 volte alla settimana facciamo lezione, sì, con questo ragazzo che dal Giappone si è trasferito in Italia, vive in Sardegna, a Cagliari. Oh, che bravo. Si è sposato con un'italiana e si chiama Tatsuki. Tatsuki, ci sei? Sì, ciao. 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 Intanto grazie mille, grazie, sì, mille. Perché benvenuto. Grazie da parte mia. Ok, no, perché il giorno che lui ci ha raccontato questa cosa del White Day, io ho perso la testa, perché l'ho trovata una cosa un po' da riderissimo e un po' anche amara. Comunque, tu correggimi se sbaglio, Tatsuki. Intanto, diciamo che a San Valentino sono le ragazze che fanno un regalo ai ragazzi. In Giappone questo? In Giappone, okay, sì. Giusto. Nello specifico, cioccolato. Ci sono 3 tipi di cioccolato che le ragazze possono regalare ai ragazzi. Allora, c'è il Giri Choco, che è la cioccolata comprata nei negozi, in confezioni normali, diciamo, senza spendere molto, che viene regalata dalle ragazze a persone come per esempio compagni di classe, colleghi di lavoro, cioè ma non a innamorati, no. Ma amici. Ma è facoltativo, non è che devi per forza si usa, si fa. Una cosa carina e la fa. In Giappone è così. Ma un cioccolatino basta anche un pensierino. No, okay, per capire. Poi c'è Tomo Choco da Tomodachi, che vuol dire amici, e allora lì è la cioccolata che è un pochino più sincera, quindi regalata agli amici a cui si vuol bene. Per esempio, io a voi farei il Tomo Choco, ragazzi. Grazie, okay, lo apprezzo. Sì, sì. Anche tra ragazze, quindi, sì. Ok. Poi c'è Onmei Choco, che è la cioccolata del prediletto, cioè la cioccolata che fai a casa, quindi fai come delle praline fatte in casa, da regalare a quello che ti piace o a quello con cui stai. Okay. Però a quello con cui stai, che può essere il marito o il fidanzato, è un conto. Però è anche un po' un gesto di dichiarazione, giusto? Giusto. Ok, cioè a te piace uno e gli fai il cioccolatino fatto in casa, glielo dai. A quel punto, e qui entra in gioco Tatsuki, adesso ci dà tutta una serie di possibili risposte. Questo avviene il 14 febbraio. Il 14 marzo, cioè oggi, nel White Day, i maschi devono rispondere, cioè passa un mese, capisci? Sì. Un mese di attesa, e i maschi rispondono ai cioccolatini. Perché quando glieli consegnano, lì per lì dicono grazie. Sì, arrigato. Se li portano a casa. Arrigato. Però esatto, tu non sai se sono stati graditi oppure no. No, più che altro in base a che cosa i ragazzi regaleranno alle ragazze, si capisce che cosa pensano. Ah, capito? Ok. Quindi, Tatsuki, noi siamo pronti. Okay. Andiamo. Benissimo, prima di tutto mi sento un po' nervoso. No, questa è la prima volta che faccio questa cosa, quindi va tutto benissimo. Tu lo sai fare benissimo. Tranquillo. Perché già me l'hai raccontato a me, Amy, eri perfetto, vai tranquillo. Ok, benissimo. Okay. Quindi questi ragazzi ricevono cioccolato a San Valentino, sì, e poi questo giorno, cioè oggi, sì, regalano dolcetti in generale, normalmente. Sì. Poi la prima cosa, la più importante, è la caramella.
Ok. Quindi dando caramella stai dicendo anche a me piaci. Capito. Ok, ottimo. Caramella, cioè, caramella che hai comprato, non la fai tu. Sì, la caramella comprata. Sa fare caramella, quindi. Ok. Sì. Però okay. Normalmente si compra. Ok. La caramella. Qui in una confezione un po' speciale? Giusto, sì. Okay. Magari in cuore, c'è qualcosa che si capisce il sentimento. Ok. E questa è la migliore risposta che si può avere, Taz? Direi di sì. Direi di sì. Ok. Quindi se tua figlia ti torna a casa con delle caramelle in una bella confezione, è andata. Ok. Ok. Giusto. Poi andiamo a scendere, quindi? Facciamo un po' random. Ok, vai. Perfetto. Random. Perfetto, vai. Quindi la seconda è marshmallow. Marshmallow male raga, male. Io quando, perché me l'ha già detto marshmallow, proprio perché io ho letto che il White Day nasce proprio da uno che vendeva marshmallow, dalle aziende dolciarie giapponesi, ma il marshmallow, fidati di me Diego, se ti danno il marshmallow sei cessa. No, vabbè, non c'è, però. Sì, però non mi piace. Mi dispiace. Ragazzi, ragazze, che pena! Scusa un attimo, Tatuchi. Ragazze, se vi dovessero dare oggi il marshmallow, io li mangio. No, lo so, ma certo, però non è. Cioè, è una risposta. È una risposta negativa, ma bisogna rispondere per forza? Sì. Vabbè, se non vuoi rispondere, si può non dare niente, però. Un po' brutto, no? Comunque non dare niente. Perché non... Cioè, pensa, non dare niente è peggio che dire sei cessa. Perché lasciare una persona appesa a una speranza è peggio che dirle guarda, mi dispiace, ragazzi, ma non mi piace. È una forma, è una forma culturale che è quella giapponese, di cui io sono pazza, e questa storia qui del marshmallow, se io capisci che... Cioè... No, mi piace. Poi? C'è una via di mezzo, tipo, mi piaci ma non troppo? C'è una cosa, sì, è macaron. Dando macaron stai dicendo tu sei una persona speciale. Okay. Questo è carino, però io non ci sto. Però questo però non è adesso poi. Cioè, sei speciale, ma non limoniamo. Non ci sta. Aspetta, no. Aspetta. Tanto, su questo poi dobbiamo mettere una canzone. Se tu hai pazienza di aspettare un attimo, però cioè, se la Vale riceve macaron, ok? C'ha speranza che ci sarà un bacio con questa persona oppure no? C'è la speranza, sì. Ok. Magari lui è impegnato, sì. Oppure magari sta pensando se può essere o non può essere, giusto? Giusto. Ok. Allora, no, perché è troppo bello, ce ne sono ancora un bel po' di risposte possibili. Bello. È stupendo. Se hai pazienza di aspettare, Taz, un attimo e sentiamo la canzone e poi continuiamo, ok? Benissimo. Sei andato benissimo. Bravo. È tutto perfetto. Sei bravissimo. Tra poco. Questo è il podcast di Pinocchio. Lo trovi on demand e puoi ascoltarlo dove vuoi, quando vuoi. Sono molto contenta perché oggi è martedì e c'è Progetti d'amore. E in più abbiamo al telefono Tatsuki, che è il mio insegnante di giapponese, che tra l'altro bravissimo, anche in radio. Ciao, sì. Ci sei ancora, Tatsu? Sì, ok, ci sono. Perfetto. Allora, stiamo parlando del White Day, che è il 14 marzo, cioè oggi, è una festa giapponese. Sì, una festa convenzionale, se non avete capito. Bravissimo. È stata a un certo punto inventata per rispondere al 14 febbraio, cioè San Valentino, perché in Giappone il 14 febbraio, diciamo, a sbattersi sono le femmine. Sì, che le ragazze regalano dei cioccolatini in base al livello di amicizia o di legame con dei ragazzi, della loro vita. Fanno i cioccolatini un mese dopo, cioè comunque già che devi aspettare un mese, io in Italia non sarebbe pensabile. No, in Italia, Taz, lo sai, gli italiani hanno molta fretta, vero? Sì, un po' capito questa cosa. Sì. Comunque, un mese dopo, il 14 di marzo, sono i maschi a rispondere ai cioccolatini ricevuti. Esatto, in base a quello che hanno ricevuto, oggi i ragazzi giapponesi devono rispondere. Allora, devono rispondere obbligatoriamente, perché proprio non c'è onta peggiore che non rispondere. Okay. Allora, se ti piace la ragazza che ti ha regalato i cioccolatini, le regali a tua volta una confezione di caramelle, come a dire. Stiamo parlando di caramelle confezionate per Duopo, per il White Day, Saranno, insomma, le troverai anche nei negozi, perché aspetteranno apposta, ci saranno fatte apposta, appunto.
Se ti regalano i marshmallows, non bene. Non bene. Cioè, sei, non piaci. Non mi piace. Mi dispiace, non mi piace. Sì. Mentre se ricevi un macaron, attenzione, puoi ancora giocarti delle carte, perché sicuramente sei speciale. C'hai qualcosa che piace, cioè in te viene riconosciuta una persona speciale. Per una serie di motivi suoi, quel ragazzo non ha ancora capito se ci sta o no. Esatto. Fin qua tutto giusto? Giusto. Ok, tutto giusto. Andiamo avanti allora. Che altre possibilità ci sono? Ok, quindi abbiamo biscotti. Ok. Biscotti. Sì, biscotti un po' come marshmallow, purtroppo. Sì, dando biscotti stai dicendo rimaniamo amici. Ah, è peggio dei marshmallow. È peggio perché almeno sei cesta e basta. Invece qua mi vuoi pure amica. Sì. No, è terribile. Biscotti è il peggiore fino adesso. Porca sì. Okay. Poi. Bene. Poi abbiamo. Purtroppo non so come si chiama questa cosa in italiano. Sì? Una torta tedesca. In giapponese la chiamiamo Baumkuchen. Ah sì, è quella a girella, è una specie, fate conto, proprio un dolce fatto come le girelle, okay. Però con molti più strati, cioè è una girella sottile, sembra la sezione di un tronco di legno, ok? Quindi con gli anelli. Sì. Sì. È molto certo. Buona. Torta albero. Sì. Ok. Poi se questo, dare questo significa, un po' strano, significa spero che tu sia felice per sempre. Aia, che questo, guarda, è un due di questo picche. È come il marshmallow. Alla fine se ci pensi è come il marshmallow, ma scusa. Però sono diverse sfumature del picche ricevuto. Sono proprio ma infatti qui adesso, ragazzi, dobbiamo diverse. Anche capire tra tutte queste quale preferiamo, se il marshmallow, i biscotti, il dolce tronco, diciamo. Baumkuchen. E poi? Sì. Poi abbiamo, anche questo purtroppo non so come si però pronuncia. Scusami, è buonissimo che un dolce di mandorle, io qualunque cosa mi mandate io lo mangio volentieri. Ma lo so, Diego, però sono i significati. Poi dimmi. Poi Madeleine, magari una torta francese. Madeleine, sì, le Madeleine, certo. Okay. Ok, questa è molto bella, significa vorrei conoscerti meglio. Ah! Oh! Bene, quindi c'è uno spiraglio, mi piace anche tu, però vorrei conoscerti meglio prima di andare avanti. Direi ma che, anche no, senza però, È più di uno spiraglio, andiamo, cioè, andiamo avanti, conosciamoci, approcciamoci. Sì, detto. Sì, proprio così. Poi abbiamo cioccolato. Ok. Sì, quindi a San Valentino questi ragazzi ricevono cioccolato. Sì. Poi se loro danno cioccolato indietro, sì, è come se stessi dando proprio il sentimento indietro, quindi non posso ricevere il tuo sentimento. È bruttissimo, è peggio del marshmallow, spazzuti. Non sei tu, sono io. Come è quella roba là. È un incubo. Comunque c'è cioè, comunque una violenza senza precedenti. No, chiedevano gli ascoltatori se si possono regalare più cose insieme. Cioè la Madeleine con la caramella. Sì, va bene. Ok. Vi posso dire, non fate questo tipo di domande. No, perché poi ne veniamo fuori. No, poi noi italiani vogliamo sempre fare confusione. No, è chiaro, o uno è l'altro, quella dai. Roba là, infatti. Tatsuki, sei stato pazzesco. Ti ringrazio infinitamente, è stato tutto molto chiaro. Grazie a voi tutti. È grazie stato mille. Un piacere conoscerti. Sì. Come va, Pina in giapponese? Brava? Molto brava. Trattacela bene. Brava. Promuovila. Non c'è esame. Grazie Tatsu, un bacio. Grazie mille. I programmi di Radio DJ sono anche in podcast, on demand, dove vuoi, quando vuoi. La bellezza di sto pezzo. Ah sì. Sono anche un po' frastornata. Toccata. Sì, Sei un po' ricevuto una Madeleine? No. Attraverso la canzone. Ecco. Questo è molto bello, Diego. Allora, intanto sbloccati tantissimi ricordi, grazie a Tatsuki-san, il mio insegnante di giapponese, che ci ha raccontato che oggi in Giappone il White Day è il giorno in cui i ragazzi, dopo il 14 febbraio, che è San Valentino, ricevono il cioccolato dalle ragazze. Oggi i ragazzi rispondono e a seconda del dolcetto con cui rispondono,
mandano un messaggio molto chiaro, sì, sì, di interesse o meno, e mille sfumature di no di tanto. Risposta, eh, esatto. Ovviamente, cioè, abbiamo tralasciato tutta la parte di aggiungere regalini al dolcetto, certo, vabbè, che è dal gioiellino, mm, il completo intimo, sì, il tema è il bianco, eh? White, ok, day. Sì. No, rosso. Eh no, oh, eh no, eh no, è white day. Quei cotti, sì, di, sì, colore, sì, 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 hanno un effetto diverso. Là. Dopodiché però abbiamo scoperto che la battaglia tra le due cose peggio è... no, allora c'è marshmallow, marshmallow è, mi dispiace. No, marshmallow, sì, biscotti, restiamo amici, e cioccolato. E cioccolato, cioè tu mi hai dato cioccolato per dirmi qualcosa, cioè io ti interesso, non voglio proprio sapere niente, ti restituisco il tuo stesso forse sentimento, allora è peggio, è il cioccolato forse, perché il marshmallow però è, però se tu sei innamorato essere amici è forse la, la peggior tortura al, beh, biscotto, quindi dipende, sì, sì. Però in quel, guarda, modo che lì è una bella scelta, sì, però in quel modo lì uno dice guarda che io ci tengo a te, non sei tu, sono io ci tengo a te, vorrei continuare a frequentarti, purtroppo non provo quello che provi tu dal punto di vista sentimentale. Che tipo sei tu, una che riceve più marshmallow, più biscotti o più cioccolato? Cioccolato, ma io allora se proprio proprio no, tu non cioccolato. No, cioccolato tu no. No, no. Io secondo me non ricevo nulla. Tu hai avuto dei brutti cioccolati, mamma, nella vita, non meritati, Diego. Se li ripesco li scotenno. No, figurati, se li ripesco li scotenno. E io cosa? Io a me non mi rispondono. No, no, ma non mi danno nulla. Ma nel passato, dico. Adesso. No, ma in generale, cioè, guarda, chiediamocelo ancora un attimo, perché io sono tra il biscotto e il marshmallow. Questo è un po' biscottina, Io avevo avuto dei brutti cioccolati e non me lo va giù. Porca miseria. Sì. Comunque, no, in Italia, per esempio, siamo più abituati non a questo gioco di oggetti che rappresentano, oggetti, in questo caso dolcetti, che rappresentano delle risposte. Sì. Qua ce la si gioca più con le parole. Che posso dirti però, è forse l'oggetto, sì, perché in realtà l'oggetto ha il compito di questo codice, ha il compito di dire le cose come stanno, mentre noi con le parole le camuffiamo, cioè, un po'. Sembra cattivo il gioco della risposta a quei dolcetti, ma è peggio una lista. Ho bisogno di sentirmi libera? Più libera? O libero? Ho bisogno di più spazio, ho bisogno di riappropriarmi di più tempo e di spazio miei. Oppure tu sei molto importante per me, non smetterò mai di volerti bene, però non c'è più lo stesso sentimento di prima. Però questo è onesto. Questo è onesto, sì. Oh, perché questo mi sembra una roba onesta rispetto agli primi due. Sì. Non sei tu che non vai bene, sono io che non vado bene per te. Esatto. Non ci stiamo facendo del bene, meritiamo entrambi di trovare la persona giusta. Porca. Siamo le persone giuste nel momento sbagliato? Anche. Vale, stai pescando proprio dalla farina del tuo sacco, eh? Vedo che non stai leggendo né da un monitor né da un foglio. Cara la mia biscottina, marshmallow, amore. Oppure, io ho delle esigenze, tu hai delle esigenze, non sono le stesse. Sono importanti entrambe, per cui ciao. Macaron. Lo faccio per te. Lo faccio per te non è accettabile, vabbè, a livello internazionale, c'è un divieto internazionale, per te, ti meriti di meglio, persona migliore. Grande classico. Oddio. Sei una bella persona, sei una bellissima persona, sei importante, ma io in questo momento ho bisogno di stare solo, di stare sola. E poi abbiamo con me staresti male. Io lo so. Io non ti rendo felice. Io non ti rendo felice. No. Non ho pescato, ho sempre pescato dal mio sacco. Adesso lo chiudo sto sacco, però. Tu stai pescando come se fossero dei numeri dell'otto. Un sacchetto suo. Amore, che bello. È il mio marsupietto. Non possiamo restare solo amici. Ragazzi, di testo. Arricchite voi questa lunga serie di infelici e tristissime frasi, perché oggi è martedì e c'è Progetti d'amore. 17:48 Radio DJ, oggi è martedì e c'è Progetti d'amore. In Giappone il White Day, e abbiamo scoperto che a seconda di con che dolcetto i ragazzi rispondono al cioccolato ricevuto per San Valentino dalle ragazze, sì, si intende qualche cosa. Poi è evidente che a San Valentino sia i ragazzi che le ragazze, per esempio
dei ragazzi a cui piacciono i ragazzi, anche loro regaleranno del cioccolato, certo, no? E in base a quel tipo di regalo riceveranno delle risposte. Non, è inutile star qua a fare troppe sofisticazioni. Andiamo dritti al fatto che se ricevi di risposta al cioccolato dei marshmallows sei cessa. Andiamo incontro alla realtà che se ricevi dei biscotti è quasi peggio, perché è come ti dicessero restiamo amici. No, perché sì, guarda, sto, cioè sei simpatica. Punto. Però punto. Sei simpatica, punto. E torna indietro del cioccolato? Peggio che andare di notte. Proprio non ne voglio sapere niente. Mi hai mandato del cioccolato, ti restituisco il cioccolato. Specchio riflesso. Mamma. Talk to my hand. Ok? Attenzione, c'è un caso che siamo lì lì per sentire arrivare delle robe non divertenti come frasi. La Giulia al telefono. Giulia? Ciao. Ciao. Giulia, per me è un no, te lo dico prima ancora di cominciare. Però così. Però dobbiamo sentire tutti gli elementi. Sì. Dai. Va bene. Ok. Okay. Allora, 2 mesi di frequentazione con maestro di padel. Sì. Tu l'hai conosciuto come tuo istruttore e poi sì, avete esatto, cominciato a uscire insieme. Nei 2 mesi di frequentazione, quante volte vi siete visti? Ma spesso, 3-4 volte a settimana. Ok. Ok, parecchio, parecchio. Lui l'ha ghostata, cioè è svanito sì, nel nulla. Sì, considerate che all'inizio lui super preso, mille cose, mille proposte. Io un po' rigida, venivo fuori comunque da una relazione molto lunga. E poi si è ribaltato, lui sempre più un po' rigido. E io che chiedevo di vederci, chiedevo facciamo cose, bla bla bla. Fino a che ghosting totale. Ma tu hai continuato a fare le lezioni con lui? Sì. Quindi ti ghostava domani, però domani. Scusate, cos'è però, una medicina? Ma, cioè, ma io dico, ma cosa, cioè, Giulia, tu non meriti di andare a fare questa roba? Lei fa le lezioni mica perché gliene frega del padre. No, no, lei va alla lezione vero, perché vuole vedere lui. Non è vero, hai iniziato ma facendo padre. Ho capito, vabbè, ma tu, cioè, altro, cioè, sarà dai, pieno il mondo di posti dove andare a fare padre. Secondo te, dopo che tu ti sei fatta uno per 2 mesi, questo ti ha ghostato, tu ancora no, vai a prendere dai, lezioni da questo? Perché hai già pensato a un doppio ghosting, perché io poi ho insistito un po' di me. Messaggi. Però lui ha bloccato. No, scusami, lui ha inventato la scusa. Non l'avevi capito? Non avevi capito che lui aveva voglia di vederti per fa, cioè erano dei giri di giostra. Ho capito. Diego, al di là di tutto no, questo, ma lei sento, che insiste a prenotare delle lezioni. Aspetta, cioè, però tu hai già pagato tutto l'abbonamento semestrale? Ne mancano 2 ancora le lezioni. E le puoi fare però solo con lui? Lezione, e le puoi fare solo con lui queste lezioni? Sì. Falle. Fatele rimborsare, ti fai rimborsare tutte 10 le lezioni. Senti, ma come fai? Ma no, le hai fatte. Gliele da lui. Ma la mia idea, malata forse, ne sono qua per questo, domani vado a lezione, vedo cosa fa e poi gli scrivo un altro messaggio. No, ma la smetti! Ma basta con i messaggi! No, okay. Ma non ne vuoi finire, non devi più andare. Allora, cioè, lui ti ha dato i marshmallow. Ma poi sei uscita da una relazione, dopo 2 mesi... Io a questo punto sono curiosa di sapere cosa volevi scrivere nel messaggio. E volevo dirgli, magari un po' passiva, che comunque il ghosting non si fa. Capirai che scusa, ti prego, scusami, Giulia, io non, ti è non è ghosting, mi dispiace ragazze, non è ghosting per niente. Avete proprio sbagliato, siete proprio femmine in questo, mi dispiace dirlo, ma siete proprio è la prima femmine volta che me lo dicono in tutta la mia vita. Sì, prendo, cioè, è a casa e quasi esco. È diverso, perché tanto lo sa qui, dovete vedere, ci sono le lezioni, il ghosting è sparisco, lui sa, lui ti aspetta lì, ma lui ti aspetta rimettendo per ignorarmi. No, per fare lezione con te, lui rimette le cose a posto. Ho capito, lui, Diego, ammette, dopodiché, questo è chiaro, ma lui che, si è fatto cosa indietro cambia? Quando tu hai ti sei fatto avanti in un altro ambito che non è usciamo e facciamo cose, ma è altro, vediamo. Che a lui non interessa, non è stato capace o carino a dirlo. Ma infatti il problema non facendo è questo, ma chi se ne frega anche del ghosting, il problema è che lei continua a prenotare lezioni, lasci perdere. Ma ne mancano 2? Vabbè, ho dai, capito, le perdi, ma cosa vuol perdi, dire? Dai. Ma cosa le perdi? Sì, ma perché io voglio sapere perché era anche partita la bomba perché poi... Perché non te lo dirà mai, può essere che ti puzza i piedi, può essere la qualunque, sa la miseria Giulia che cosa è successo nel frattempo, ha incontrato un'altra, tu sei sfiancante, probabile, ma tu ti devi preservare, non andare a quella lezione perché lui spera che tu non vada.
Neanche il messaggio, quindi. Però, amore, tu guarda, zia, è anche un po' questo. Io per questo dico che vai. Sei di coccio. Vai, guarda e mettitela in tasca, che hai un insegnante. E allora vai a prendere sto cioccolato, perché è questo che stai andando a prendere. Peggio dei biscotti e dei marshmallows. Però Giulia, io se ti posso proteggere come vorrei fare, che cioè è il mio istinto, ti direi non muoverti da lì, chi se ne frega delle due lezioni di padel. Già non ti piaceva all'inizio, ti sei voluta fare... l'istruttore, ma chi va a un corso e si fa l'istruttore? Io! Ok, Giulia, non andare, anche ok? Andare, ok? Ragazzi... Sì, l'avevo un po' pensata questa cosa. Giulia, dai. Andrà. Lo so, sì. Ci risentiremo martedì. Dai, dobbiamo chiudere. Ciao Giulia. Dire che vi amo tantissimo. Anche noi a te, ovviamente. Anche noi a te. Sarai un fallimento e ti aspetteremo qua a braccia aperte. Ciao, tesoro. Ciao. Radio DJ è anche in podcast. On demand. Dove vuoi, quando vuoi. Ci siamo superati con i rientri stasera. Volevo ringraziare Paganelli che andando via mi ha detto: io questa te la dedico. Vabbè, ma sono gelosa. Non te l'ha detto. Sai cosa sei? La tua biscottina. Vorrei vedere cosa vi regala Paganelli. Se dei biscotti, che vuol dire restiamo amici. Se dei marshmallows, che vuol dire guarda. Sei cessa. O peggio del cioccolato. Non voglio saperne niente. Fortuna che è andato. Vi regalerebbe qualcosa in preda al terrore. Sì. Che vorrebbe dire altro, ma in realtà pensa. Vabbè, comunque andiamo avanti. Oggi è martedì ed è. Progetti d'amore. Stiamo parlando di quando si sono presi dei due di picche con quelle frasi di circostanza, con tutto che lascia stare chi le ha ricevute, che siamo proprio noi. Ma anche chi le deve dire, comunque non è facile. Oddio. Anche dall'altra parte sì, vale, però cioè cosa. Perché ci scrivono alle nostre coordinate questo messaggio: tu sei una persona stupenda, ma in 2 anni non mi hai attratto fisicamente. A volte i tuoi pochi difetti mi pesano più dei tuoi 1000 pregi. Ce le vuole per male. Però questa è onestà, però è onestà. È diverso tanti. Di non sei tu, sono io. Sì. È onesto. Cosa preferite? L'onestà? Io secondo me in queste circostanze è molto meglio la menzogna. Anche per me. Tipo questa: sei perfetto, ma io mi innamoro solo di stronzi, sei troppo buono. Oppure questo. Però evidentemente è la verità. Mi piaci tanto, ma ho paura di rovinare tutto. Questo è un classico. Sì, è un grande classico. L'hai avuto? Forse no. Ma io guarda, vi dico, io i due di picche che ho preso è che la gente cioè proprio mi era molto sincera, effettivamente. Ti ha detto le cose come stavano. tipo questo. Mi dispiace se hai frainteso, ma non era una cosa seria per me. ecco, più così. Allora, attenzione, perché abbiamo al telefono la Raffaella, amore. Ciao. Cuore, mamma mia, Raffaella. No, vabbè, ma adesso sono molto più grande. Adesso ci ridi. Sì, allora è stato... Veramente. Ragazzi, più due di picche prendi, più ridi nella vita. Sì, infatti, questo programma non si smette di ridere mai. Comunque, cioè, più due di picche prendi, meno tempo passa tra quando li prendi e quando ridi. All'inizio passa molto tempo. È vero. Poi a un certo punto ridi subito. A me è capitato con stile, devo dire. Stile. Sì, perché lei ci scrive: sono stata lasciata con questa canzone. Dice tanta tristezza, però bellissima canzone. Te l'ha cantata lui, te l'ha dedicata in radio? No, eravamo in macchina, fan di Baglioni e niente, ha messo questa canzone, tanto le cose sapevamo che non potevano andare avanti. Sì, ero io quella convinta che sarebbero andata avanti, sarebbe andata avanti. Punto. Lei voleva stare. Sì, convintissima. Se no ascoltavo un altro programma. No, amore, certo. Beh, senti, dopo un po' di tempo che è passato, sinceramente, pensi che eri un po' soffocante? No, non soffocante. No. Proprio
stupidina io. Ignara, non... ignara del male. Sì, 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 sì. Mi è proprio come se l'avessi davanti agli occhi. Sì, un po'. E a quel punto cosa hai fatto? Niente, sei scesa dalla macchina, grazie, arrivederci, un dolore. Sì, un dolore lancinante, basta. E ma... poi continuiamo a ascoltare la canzone. Certo. Sì, sì, sì. Brava. Certo. Proprio da manuale. A loop. Piangendo, via. Cioè, è quella cosa che... E sono i piedi che lo chiedono. Sì. Dove si va? Via. Vuole andare via? Però, allora, adesso, ripensandoci, aveva ragione, non aveva ragione? Ragionissima. Che bravo. No. La mia vita, fortunatamente, è un bellissimo, tre figli. E quindi è stato bravo lui. È stato molto spiritoso oppure no, ma chi se ne frega. Ti posso dire, così. Perché è stato molto bravo, perché a distanza di tempo, oltre a quella cosa, ti permette di averne un'altra. Sì, questa. Questa settimana il regalo John Wick 4. Cosa le regaliamo allora? Due biglietti per il cinema, per il film John Wick 4 con Keanu Reeves al cinema dal 23 marzo. Oh! Che bello! Oh, amore, vedi? Amore. Senti, lo ascolti ancora, Baglioni? Sempre. E ogni volta! E anche mia figlia, sono andata al concerto con mia figlia. Ah, vabbè. Brava. Te li cerchi comunque. Quando parte questa lei è di nuovo macchina. Dentro quella macchina e se ne esce si sente quel rumore di portiera che si chiude, allora, il cuore ciao. Che fa appena dopo Natale, pensate pure, vabbè, non, ciao, quando sentirò questa canzone penserò solo a te. No, anch'io, io d'ora in poi se sento questa canzone penso a te. Comunque è stato bellissimo parlare con voi. Sono amore, contenta. Anche per noi. Guarda, hai colto proprio il tema della puntata, hai colto tutto, sei stupenda. Raffaella, sì. Un bacio enorme, grazie. Un bacio anche a voi. Pinocchio è anche in podcast, on demand, dove vuoi, quando vuoi. 18:19 Radio DJ, oggi è martedì, a Pinocchio c'è... Progetti d'amore. Puntata dolce amara. Stiamo parlando delle frasi con cui si viene liquidati. Sì. Malamente. Malamente. Chi più poi, che meno. Siccome abbastanza grandi, anche superato con ironia, però anche se è una frase che non ti hanno mai detto, sentirla dire ti riporta un'amarezza anche di cose che non hai vissuto. E mentre quando hai nostalgia di qualcosa che non hai mai vissuto... Sì. Io per esempio ce l'ho con l'India, come se fossi stata una che ha vissuto in India, o una contrabbandiera napoletana. Cioè queste due, ci vede che in altre vite. Ma in New Orleans. Ah sì, Del Sud America, sì. Ah sì, Dove certamente vale... se fossi stata in un'altra vita ho fatto una brutta fine. Sì. Non lo so, io mi vedo a Parigi, però... No, perché questa è un'altra però vale, tutte. Quella è un'altra cosa, però. Allora, Vale, ti spiego qual è il gioco. Non è dove vorresti essere figa. Però io allora, se mi immagino in un'altra vita, io ero a Parigi. Dove? Ma come eri? Figa. È un desiderio. Facevi, non è un rivivere una vita precedente, Vale. Cosa facevi? Ti fotografavano a Montmartre. Bravo! Ero proprio a Montmartre. Figurati. Vale, no, non hai capito il gioco. No, allora non lo so. Non hai nostalgia di niente? No, no. Hai solo una gran voglia di essere figa. Vabbè, sono arrivati un sacco di messaggi di due di picche ricevuti. Mi sento male. Mi sono accorto che ti voglio troppo bene. Ho avuto paura, quindi lasciamoci. No. Francesca da Firenze. No, fra. Che paura. La mia vita in questo momento è un vero casino. E la rovinerei anche a te. Ma a te tengo troppo, quindi proprio non riesco. Certo. Non riesco, no, vabbè, ma il tono troppo buono. Non riesco il proprio. Tono con cui lei l'ha detto. È robotico. Non sono nemmeno sicuro che tu sia la donna della mia vita. Beh, sì. È arrivato questo.
tu sei una persona stupenda, ma in 2 anni non mi hai mai attratto. A volte i tuoi pochi difetti mi pesano più dei tuoi 1000 pregi. Posso dire? No, lì c'è licenza ad uccidere. Però è molto lucido. No, sì. Molto lucido. Sì, però c'è anche una sorta di cattiveria inutile. Sì, non come noi che l'abbiamo letto prima. Come? L'avevo letto prima? Sì. Sì, sì. Cosa vuol dire? Che l'ho letto prima in onda, questo messaggio. Ah no, io non l'ho sentito. Oh, sì. L'ho letto prima in onda. Veramente. Ma Mary, no, Mary J fa sì con la te. L'ho letto prima. Ah, io l'avevo sentito da Diego fuori onda. Sto leggendo 50. Stanno arrivando un numero di messaggi. Sono tanti. Sì, tanti. Sono tanti. Ha fatto male uguale, però. Vero? Sì, fa malissimo. Ha fatto male uguale anche quando. Vediamo se questo. Leggo. No. Vai. Poi leggo Maglioni. Vai, no, vai, vai. Dov'è? Aspetta, no, non lo ritrovo. Allora ne leggo un altro io. Vediamo se l'abbiamo già letto. Io ci arrivo con la testa che potremmo stare bene insieme, ma non mi batte il cuore. Che deve fare? Sei perfetto, ma mi piacciono solo i bastardi. Un ragazzo con cui stavo una vita fa, un giorno mi ha detto: nella mia vita ho tanti progetti e tu non sei tra questi. Orca! Sì, è. Fabio ci scrive: sono un freno alla tua vita. Ah. No, vabbè, dai, cioè. A me è successo di voler scrivere un messaggio alla mia più cara amica e di scrivere: ciao Sandra, volevo dirti che stasera dirò a Gianmaria che di lui non ne posso proprio più. E poi per errore ho mandato il messaggio a lui e non mi ha risposto, ricevuto. Ricevuto, poverino. Che poi però fa il pari con questo, se posso. Mi dispiace che tu abbia saputo che sono fidanzato, ma quando me lo avevi chiesto non eri stata chiara, perché comunque lei è fuori regione. Certo, sei fuori regione. Più spiritoso però, cioè che è quello che ti frega. Mi dispiace, è che hai fatto una domanda. Hai posto male la domanda tu, hai sbagliato un'altra volta. Ah vabbè. Un mio due di picche. Mi dispiace, sei molto carino, ma io sono laureata e tu sei solo diplomato. Ecco. Vabbè, dai. Vale, in che senso? Ha detto la verità, era laureata, lui diplomato. Saluto Alberto che ha ricevuto questo due di picche. È un brutto periodo, perché mia nonna sta male e io non me la sento più di uscire. Che bastarda tirare in mezzo la nonna, dai. Ciao Pinocchi, Alessandro da Prato. Grazie a te sono tornata a amare. Sì, ma un altro. Arca. Dai, non ci credo, ma non è vero. No, non è vero. No. Non questo, è vero. Questo credo che sia vero. Dopo 7 anni insieme, sì. Mi dispiace, ma non sei più la cosa che cercavo. Ragazzi, può essere vero. La vita amara, Sì. Mamma. Sì. Vieni da piangere. Giustamente, qualcuno ha scritto: comunque ha proprio fatto come dice il proverbio, ha fatto come Baglioni, certo. Esattamente. I programmi di Radio DJ sono anche in podcast, on demand, dove vuoi, quando vuoi. L'eleganza. George Michael, Kissing a Fool, 88. L'eleganza come risposta alla dolorosissima ineleganza di certi due di picche. Esatto, perché oggi è martedì e c'è Progetti d'amore. Stiamo parlando di frasi da due di picche. Siamo partiti dai grandi classici e poi dove arriviamo? Arriviamo a quelle che hanno ricevuto i nostri ascoltatori e ascoltatrici. Alla creatività. Alla creatività e all'amarezza della realtà. Allora, io propongo che per ogni brutta frase che uno o una di noi ha dovuto ricevere si vada in un'asana, cioè in una posizione yoga che ti permetta di superare il momento con questa musica qua. Cioè che se o fai così o spacchi tutto. Devi starci un po', un po' in posizione. No, tirare 2 o 3 anni. Così con Gopala Lalla, che secondo me è stupenda. Stai 2 o 3 anni lì, vedi, sei calmo. Allora, facciamo una cosa, sentiamo un attimo la Nadia, che comunque se l'è vista brutta. Nadia? Ciao! Ciao! Una di Ciao, noi. Nadia! Nadia, proprio, non una di noi, noi.
cioè molto più piccolo. Come noi. Guarda, sei qui. Sei qui seduta qui. Sei qui con noi. Sei qui con noi. Sì. Cosa ti è successo? Beh, dopo un anno di frequentazione mi ha detto: guarda, senti, mi dispiace, ma a me piacciono quelle belle. Ah. Porca di quella. Mettiti in posizione. Tutti via. Scusami, ma non ce l'andare me ne ero accorta. Dondolatevi avanti e indietro con le mani in preghiera. Cioè, mi piacciono quelle belle. Cioè, ma sì, Nadia, sono passati 10 anni e lui è ancora single. Sì, ho capito, ma cioè, no, lì per lì tu come hai reagito? Non ho detto niente. No, vai in tilt, reagisci, cioè vai in gopala, vai in gopala l'allabai. È che le risposte belle ti vengono dopo dopo anni ti vengono. E sai qual è la cosa peggiore? Ci tieni a fargliele sapere tardi, per cui non hanno più neanche quell'effetto. Ma cioè, vuoi che lo chiamiamo noi? No, a me mi è venuto in mente adesso un flash. In realtà non era un due di picche. Prepara la base. Non era un due di picche, perché in realtà poi la persona che ha pronunciato la frase che adesso vi dico l'ho sposata. Però a un certo punto della nostra relazione, quando ha capito che le cose si stavano facendo serie, mi ha detto: no, perché io crescendo ho capito, cioè, che è meglio più che la figa. Esco. Vai. Una donna che sia completa. Non so se è peggio quello che ti ha detto lui o il fatto che tu l'abbia sposato. L'ho portata in seduta giovedì scorso questa frase dalla psicologa. fatto bene. Oh, santo Dio, Nadia. Adesso come sei messa? Adesso convivo con un uomo che è un figo della Madonna. Perché anche tu hai sempre cercato i belli? No, in realtà no, però ogni tanto la ruota gira e ogni tanto qualche cosa di buono arriva anche qua. Salutiamo mia, quelli che non erano i belli con cui stavi. Dai, leggiamo per alleviarle il dolore. Sì, dai. Per esempio, avevo 20 anni, lei è iscritta all'università, io ripetente al 5° anno del diploma. Ti lascio perché mia mamma ha detto che devo aspirare a qualcosa di più. È pesante. Ce n'è un'altra? Sì. Aspetta. E si è murati, ragazzi. Lei di Milano, io di Verona, viene a trovarmi, io convinto che fossimo finalmente insieme. Incontriamo una comune amica che le dice: ho sentito che ti sei fidanzata, come si chiama? Lei: Alessandro. Ma io sono Gianluca. No! Poi un ragazzo una volta mi ha scritto: ma dovresti aver capito che il problema non eri tu, ma io che pensavo ancora alla mia ex. Chiuderei con questo. Guarda, la verità è che negli ultimi giorni mi sono reso conto che non ho più bisogno di te. Ma la gente è veramente fuori controllo. Settimana però. Scorsa sì, gli ultimi giorni. Scusate, cioè quello che vince su tutto però è questo. No, no, guarda, non dirlo, perché sono ancora le 18:41, abbiamo 20 minuti in cui può arrivare il peggio e di solito arriva quest'ora. Ok, allora lo tengo. Hai detto sia il peggiore, perché secondo me scatenerà quelli che ti peggiore. Allora senti il mio. Sì. Allora, io ti amo, però ti lascio, ma non so bene perché ti lascio, forse perché dentro di me sento che devo toccare il fondo. E toccalo. Lo vedi questo fondo? Questo qua, improvvisamente sul palmo si della mia mano. Sai come adesso ti viene a toccare qui. Lui. Oh, Nadia, come sono contenta che tu stai bene. Benissimo, sono felicissima, quindi. Anche perché poi chi passa attraverso certe porte, un minimo di spalline se le fa. Non dico le spalle larghe, ma delle spalline imbottite se le fa. Sì. E quindi dai, va bene così.
Ma sì, ma poi fossi stata insieme a George Clooney potevo anche capirlo, ma cioè non è che era poi lui era super un fenomeno di bellezza, certo. Quindi... e questo però è un aggravante anche perché appunto ti ricorda che comunque non ti fai boni, quindi un macello. È tutta una storia con macello, Nadia. Sei meravigliosa, meravigliosa. Semplicemente no, meravigliosa. Non avermelo ricordato. Amore, c'è qualche per questo. Ragazzi, cosa sei sulla stessa barca a fare? E allora, appunto. Un bacio enorme. Ciao, anche Nadia. A voi, vi adoro. Ciao. Stai ascoltando il podcast di Pinocchio. Allora, una puntata dolce amara, perché da una parte stiamo parlando, siccome martedì c'è progetti d'amore. Stiamo parlando dei grandi due di picche. Siamo partiti dal White Day, il giorno che si celebra oggi in Giappone, come risposta alle ragazze che per San Valentino danno il cioccolato ai ragazzi. I ragazzi oggi rispondono con diversi tipi di dolcetti, a ogni dolcetto un significato. Il peggiore è... allora, il peggiore non lo so neanche, perché infatti, dipende. Se ti danno i biscotti, vogliamo essere amici. Se ti danno i marshmallows non mi piaci, se ti danno il cioccolato è proprio non mi parlo, cioè sì, non voglio avere niente a che fare con te, non voglio sapere niente, capito? E da lì è partita una rumba di due di picche, ma importanti però, sì, sì, rispetto ai quali noi proponiamo di mettersi in una posizione yoga e farla volare. Andiamo, allora vado io? Sì. Parto? Scusa, non sento più bene. Beh, dai, ci vediamo quando torno dal Cile. Ma che palle, non è andato tra l'altro. No, la faceva con la bocca, lo faceva. No, ma non è andato in Cile. Sono obbligato a lasciarti perché sto in questo momento sto combattendo contro i miei demoni. Non ti voglio portare in questo brutto vortice. Che palle. Se mi chiedessero di scommettere se tra sei mesi stiamo ancora insieme, non ci scommetterei. Allora dammi un'accettata, non lo so io. Ma poi chi te lo deve chiedere? Ma poi chi ti ferma per strada e te lo chiede? Nessuno. Amore, amore, mi spiace, ti lascio perché sei troppo vorace sessualmente. Però lì c'è da aver paura. Non riesco a prendermi cura di me stesso, ho paura di non riuscire a prendermi cura di te. Classico. Dopo una settimana che sono stata lasciata, gli ho scritto: ti prego, dammi una ragione. E lui: sai qual è la verità? È che non c'era un noi. Beh, è un po' con questa che dice: più ti amo, più mi allontano. Strano. Ma fa cagare. Strano fenomeno. Sei troppo magro per me. No, questo è su sei troppo magro per me, ce n'è una serie, giusto, sì, Diego? Sì, ti lascio perché hai le sopracciglia troppo grosse. È arrivata, ve lo giuro. Hai gli occhi troppo vicini. Indossi troppo il rosa. Il suono della tua voce mi disturba. Hai una R davvero fastidiosa. No, vabbè. Sotto casa tua non c'è parcheggio. No! È arrivato! No! Ragazzi, cioè, ma siamo tutti vivi per miracolo. Ma cioè, veramente? Ma è uno scherzo? Vabbè. Andiamo avanti. Ragazzi, a me hanno lasciato con la canzone di Vasco. Ciao! Sai cosa ti dico? Ciao! Orca! Maledette le canzoni. Vado io? Orca. A me è successo. Ti mollo perché non litighiamo abbastanza. In che senso? Guarda. Titi da Arezzo. Ho guardato nel futuro e non ci ho visto insieme. Guardi! Entrambi ciclisti, durante un'escursione ci siamo lasciati il giorno in cui mi ha detto: se non fosse per la bicicletta non sarei neanche qui. Che dolore. Questa è piccolina, una piccolina. Allora, una mia amica
il suo fidanzato gli aveva detto ti devo dire una notizia bella e una notizia brutta. Quella bella è che sono un agente segreto e quella brutta è che gli agenti segreti non hanno fidanzate. C'era Torino. La vita comincia male. No, da sì. Lasciami perdere, ne usciresti con le ossa rotte. No. A bello. Sì, no, il viaggio. Viaggio. Ci scrive una ragazza: uno mi ha lasciato dicendo guarda Maria, io ti lascio ma sono sicuro che crescerai bene e tornerò. È tornato. Gli ha aperto. Dopo 3 anni di convivenza non ti amo più per tanti motivi che adesso però non mi ricordo. Vabbè. Ma allora, erano tanti, vai libero. Questo è il podcast di Pinocchio. Lo trovi on demand e puoi ascoltarlo dove vuoi, quando vuoi. Qui è la guerra per chiudere con gli ultimi che, come al solito, arrivano alla fine. Certo. Oggi è martedì, c'è Progetti d'amore, stiamo parlando dei grandi due di picche. Niente, Fabio dice: mentre facevamo l'amore si è messa a piangere dicendo è troppo bello, non durerebbe. 2 settimane dopo stava con un altro. Che stronzo. Io rilancio con questo: in questo periodo va tutto bene, l'unica nota stonata sei tu. Allora, senti, io non lo so cosa c'è che non va, perché non so trovarti un difetto. Anzi, sei veramente la ragazza perfetta che tutti vorrebbero. Mi devo proprio concentrare su di me. Ma ha fatto un mix. Vabbè ragazzi, puntata pazzesca, sì. Grazie mille, ci sentiamo domani. Dai, ok, sì. A domani, ciao. Pinocchio torna domani alle 17 solo su Radio DJ Pinocchio.